come fate, amici miei, a sopportare le morti insopportabili. La morte è sempre un dramma, un evento misterioso, è sempre una ferita per una famiglia, per una comunità. Ma ci sono le morti insopportabili. Come fate a sopportare che ci siano delle morti sul lavoro, là dove una persona va per guadagnarsi il pane, va per sperare una vita migliore per sé, per i suoi, e muore sul lavoro? Come si fa a sopportare questo? Come fate a sopportare le morti violente delle donne, vittime della cattiveria, della passione, della violenza degli uomini? Questi rapporti che forse si avviano perché le persone cercano affetto, cercano sicurezza, e proprio lì trovano violenza e morte. Come si fa a sopportare queste morti insopportabili? Come si fa a sopportare le morti dovute alla distrazione di un momento sulla strada, dovute a un comportamento irresponsabile quando uno sta guidando una macchina, sta muovendosi per la città e la gente cammina per le strade pensando che non ci sono pericoli, che la città è ordinata, ed ecco che l'azzardo o un modo sconsiderato di muoversi causa la morte delle persone. Come si fa a sopportare queste morti frutto di una stupidità? Come si fa a sopportare le morti insopportabili frutto di una crudeltà motivata da una ideologia o da una avidità di possedere, di rubare quello che appartiene ad altri popoli? Come sopportare le morti insopportabili? La gente del nostro tempo, forse come la gente di ogni tempo, sopporta tutto. Si difende dal dramma con la distrazione. Basta non pensarci. Si difende dal dramma con l'estraneità. Basta che non tocchi a me, basta che non tocchi ai miei. Si difende dal dramma con la banalità o addirittura con la curiosità morbosa che cerca nelle tragedie sempre quel particolare singolare, eccitante di cui parlare. Non ci sono solo le morti insopportabili, ci sono anche le vite insopportabili. Come fate a sopportare le vite tormentate dall'angoscia, dalla depressione? Come fate a sopportare la solitudine spaventata e impenetrabile di adolescenti che vivono accanto a voi? Come fate a sopportare l'amore impotente che vorrebbe dare gioia ai suoi cari, al marito, alla moglie, ai figli, ai fratelli, e non trova la strada per seminare
un principio di speranza nel cuore troppo chiuso delle persone che gli sono care. Come si fa a sopportare la morte insopportabile? Come si fa a sopportare la vita insopportabile? Io sono qui a celebrare l'Eucaristia perché conosco un principio di forza per sopportare l'insopportabile, per resistere ai colpi della vita. Io conosco una buona ragione per sostenere le fatiche della condivisione con chi è costretto a portare pesi insopportabili. Io conosco il principio della speranza. Io annuncio la promessa della speranza, la promessa di Gesù. Proclamo il Vangelo. Beati. Beati coloro che piangono, beati coloro che sono perseguitati, beati coloro che sacrificano se stessi per la giustizia, per la pace, per consolare coloro che soffrono. La promessa che tiene viva la speranza non è un lieto fine inventato per nascondere l'opera spietata e irrimediabile della morte e del male. La promessa che tiene viva la speranza è certa, è tenace, è ostinata, è paziente, è straziata in questa prossimità di Dio Padre che non permette che nessuno vada perduto, che asciuga ogni lacrima, che non abbandona nessuno. Come dice Paolo, io sono infatti persuaso che né vita né morte, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. È questa prossimità di Dio, drammatica e misteriosa, ma potente e invincibile, che permette di sopportare l'insopportabile. La speranza cristiana è quella fiducia che tiene viva la passione per la giustizia, l'impegno per la pace, la difesa dei deboli, anche quando l'impegno sembra che non ottenga risultati. Anche in questo caso, quando la storia sembra un enigma insolubile, Dio non abbandona e il bene cresce. Come sempre cresce il bene, cioè come un seme che non si impone con un trionfo o con una rivincita. La speranza cristiana è quella vocazione che tiene vivo l'amore per la vita, la responsabilità di mettere a frutto i talenti ricevuti, anche quando la vita è aspra, è solitaria, è messa a dura prova dalla grande tribolazione e dall'insopportabile peso. Dio infatti chiama a vivere la vita come missione. Così dunque, celebrando l'Eucaristia, i cristiani sono chiamati a dare testimonianza della speranza e a dire che la speranza è ciò che consente di sopportare l'insopportabile della morte e l'insopportabile della vita, non con la distrazione, non con l'indifferenza, ma con la responsabilità
della prossimità, con la dedizione della misericordia, con la resistenza nell'operare per la pace, per la giustizia, per un mondo abitabile e per una vita desiderabile. Noi cristiani non conosciamo altro modo per sopportare la morte insopportabile, per continuare a vivere anche quando la vita sembra insopportabile. Noi conosciamo il segreto della speranza, la promessa di Gesù.